ballare, cantare, recitare. Sembra facile. Allora siete pronti? Io ti amo. Vi raccomando la massima concentrazione. Quando si è sul palco, si è soli contro tutti. Occorre liberarsi del dubbio, delle incertezze e dare finalmente spazio ai propri sentimenti. Il pubblico va coinvolto, appassionato, ipnotizzato. Riuscirete a fargli dimenticare i propri problemi e le proprie contrarietà? E il pubblico sarà contento, perché questo è uno dei doveri primari di un artista. Quindi inizierei con un buon riscaldamento alle corde vocali. Ripetete una scala cromatica, crescendo e diminuendo, per una decina di minuti. È fondamentale ricordarsi di modulare bene la voce. Questo ci permette di mantenere le note intonatissime. Un altro aspetto importante è l'utilizzo corretto dei fiati, soprattutto in presenza di fraseggi molto stretti, nelle chiusure dei periodi musicali e dove occorre tenere note molto lunghe. Emozionare, insomma, tutto si riduce a questo, la nostra aspirazione, tutte le nostre aspettative di una vita in un'esibizione di pochissimi minuti. Sei convinto che la musica sia la tua reale destinazione? Allora saluta pure l'allegra scelleratezza e le sterili pigrizie, e pure un occhio alla gestualità non sarebbe male, al portamento anche. Oltre al diaframma conta pure la faccia, il controllo delle espressioni, un equilibrio delicato che serve a scoraggiare la timidezza e ad evitare gli eccessi caricaturali. Io ho sempre voluto bene a Renato. È vero, sono un irriducibile clown, ma non ho mai fatto ridere nessuno. Anzi, ho fatto riflettere e casomai molto spesso ho dato la possibilità a qualcuno di stravolgere una realtà che sembrava definitivamente quella. Adesso devo lasciarvi. Devo tornare alle mie formule. Ma siamo d'accordo, eh? Carattere e determinazione, eh? Ah, questi ragazzi, che meravigliosa scommessa siete. Grande allenatore. Wow. Ma adesso veniamo alla ricetta del vero artista. 500 grammi di puro talento, 300 grammi di essenza di coraggio stagionato, 250 grammi di germogli di sana ambizione, una spolveratina di grinta e costanza macinati fini, 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 alcune gocce di fortuna qua e là, il tutto guarnito con perle di spirito di sacrificio, passione ed umiltà. Vedete cosa succede a dimenticarsi di metterci il cuore? Si finisce per bruciare qualunque opportunità. Basta. Viva l'arte. Impara l'arte e mettela da parte. Così parlò Zarathustra, che sarei io, modestamente. Arrivederci. Così parlò Zarathustra. Ciao.